eccoci qua, oggi è la prima puntata delle mie trucco interviste del trucco. L'ospite di oggi, che ho chiamato perché era quella che abitava più vicino a me, costava di meno come spese di viaggio. Va bene, vi dico chi è perché mi fa male il braccio. Signore e signore, Ani Mazzola! Ciao ragazze! Io sono super emozionata veramente perché io ti seguo da un sacco di anni. Quanti? E da quando ho iniziato proprio con i primi make-up. Ero ancora vergine. Proprio ti ho seguita e quindi essere qua mi emoziona veramente tanto. Eccoci qua! Diciamo la verità, Ani non ha una vita molto interessante purtroppo. Lei fa la conduttrice radiofonica, una così un po' umile. Diciamo una di quelle che si occupa di portare sempre le cose nel locale della spazzatura. E quindi molto spesso ci incontriamo in locale della spazzatura, sì. Che lei non ha affatto proprio il trucco giusto. No. E quindi qual è la tua esigenza, cara Ani? Ma guarda, Alice, io vorrei un... Alice. È perché sono appena tornata dall'estero, scusami. No, ti preoccupare, io sono nata a New York, quindi capisco. Immaginavo, Alice, scusami. Non ti preoccupare. Viaggi. Poi comunque ci mettiamo a posto dopo. No, io mi sono proprio resa conto che vedo proprio lo sguardo degli altri che... No, perché comunque se vai al locale spazzatura messo male, comunque poi ti buttano via. Boom. Allora, c'è una domanda che ti volevamo fare un po' a tutti. Ani Mazzola, noi sappiamo che, ho guardato su Wikipedia, che sei nata nel 1991. È vero. Però dimostri 45 anni. Qual è il tuo segreto? Che probabilmente non ho la skincare giusta. Posso fare un'analisi della pelle così almeno vediamo un po'? Rosto. Allora, purtroppo la signora Mazzola, come sospettavo, non idrata la sua pelle come dovrebbe. Allora, ho pensato di partire con la nutrizione della pelle. Vedi, io lo sapevo che partiva tutto del perché, anche se fai un bell'occhio, se non c'è la base giusta, viene una merda. Boom. Come prima cosa per il trucco della spazzatura ho pensato di mettere Arcalia, che è un coso della spazzatura molto resistente, molto importante, che noi useremo come outfit per rendere poi il trucco completo. Boom. Per fare l'outfit così prendete un po' le misure delle persone che dovete outfit. Le persone che dovete outfit. Prendete le misure delle persone che dovete vestire. Così. Questo è dello scotch così, ma non vi faccio neanche vedere la marca così perché tanto non mi hanno dato i soldi. No, ADV. Ah, fa proprio così? Stai ferma, per sono favore. Immobile. Sbracciato? Bello! Ti spiace? No, no, piace anche la camicia sotto. Cosa ho brevettato io? Ah no, cioè il coso, ti devo fare anche il buco della testa? In teoria sì. Scusami. Allora, le maniche, ecco. Boom. Posso modificare il tuo look così? Scusami, va bene, torna dentro. Io, guarda, sono buona e cara, però comincio a prendere delle iniziative così. No. Vuoi dire a me, non vengo da te a dire come si fa il tuo lavoro. Boom. Un attimo, scusa. Boom. Per fare la base così, il trucco della spazzatura, ho preso questo qui, vedete, che è del latte, però quello è andato un po' a male, così che noi non lo buttiamo via, perché comunque non si butta niente, perché il latte è un po' come il maiale del make up, e andiamo a mettere questo che sarà la nostra base per nutrire la tua pelle che fa schifo, scusami se te lo dico. Prendete così, vedete che si vede anche da qua. Si vede? No, perché di qua c'è il primo piano, di là no, ma di qua c'è il primo piano. Prendete così questo latte un po' cagliato, così vedete, e andiamo ad applicarlo. Effetto freddo questo. Bravissima che l'hai notato, perché serve anche per far assorbire proprio le occhiaie. Io questo non l'ho mai usato, ma si sente che è naturale. Evito la fronte perché non so che effetto fa sulla frangia. Boom. Allora, questo noi lo lasciamo in posa dalle 2 alle 6 ore. Ma no, è troppo. Allora, io no. Sono buona e cara, però... Scusa, scusa, hai ragione. Stai perdendo, aspetta, dei pezzi di caglio, aspetta. Forse perché non è abbastanza idratata la pelle. No! Boh, tu sai che gli occhi, le modelle così, usano sempre il kiwi per fare non ho capito che cosa. Noi, siccome useremo solo le cose della spazzatura, ho trovato queste bucce, vedi così, che noi andiamo ad applicare. Questo cosa fa? Decongestiona? No, fa del verde, credo. Intanto ti faccio un po' di domande, visto che ti trovo un po' a tuo agio. Comodissime. Tu nel 2019 così hai scritto un libro, sì, che si chiama Dato che me l'avete chiesto in tantissime. Sì. La domanda è: che cosa?
Ma in generale un po' tutto, sai, su Instagram le influencer quelle molto più famose di me, ma non di te, ogni volta che devono parlare di qualcosa è sempre un dato me lo avete chiesto in tantissime e poi spesso non glielo chiede mai nessuno. Cioè tu ci stai dicendo che praticamente su Instagram se uno dice dato che me l'avete chiesto in tantissime a volte non è vero. Ragazze, stanno venendo fuori delle verità piccanti. Senti, ci sembra di ricordare che tu vieni da un posto che si chiama Grafignana. Esatto. Come hai fatto a ottenere luogo di nascita in un posto così divertente? Allora, io sono nata a Lodi, ma solo perché a Grafignana non c'è l'ospedale. Non sono nata lì. Allora la domanda la taglio così non ci interessa. Passare al prossimo step, dovrei toglierti questo. Ah, è proprio un panno apposta. L'ho trovato nel cassetto. Potete vedere la pelle come molto più idratata, nutrita, quasi sazia direi. Io passerei un po' al trucco. Siccome voglio farti anche una domanda un po' sessuale così, per gli occhi ho pensato di fare un trucco sbocchi. Bello, poi col verde che fa risaltare bene. Esatto, per farlo ho trovato nella spazzatura questo tappo. Non so neanche se è sughero o plastica, sembra più plastica. Proviamo. Non è sughero. Questo forse è come profumo. Bravissima. Io però non ti vengo a dire a te come devi fare il tuo lavoro. Lo useremo come fragranza per far sentire che stai andando al locale spazzatura. Alza su. Boom. Ho trovato nella spazzatura questo tappo. Vedete? Noi andremo a dargli fuoco per avere il colore per fare lo smoky. Va? No. Sì. È un po' tipo Paolo Santo. È un po' tipo Paolo Santo, esatto. Paolo. Che salutiamo. Ciao Paolo. Quando sentite odore di pollo, useremo questo nero per fare lo smoky. Allora, ti voglio fare una domanda un po' sexy. Dimmi. Sappiamo che te la fai, diciamo che te lo sbomballi un po'. No. Marco Dona. Siamo fidanzati da un po' di anni, sì. Eh sì. Uno scoop che ho scoperto io. Che andate sempre al locale spazzatura, così io vi ho visti. Allora, volevo sapere, ma Marco cosa dona? Ma Marco dona tanto buon umore e anche tante cose sexy. Sexy. Solo a me però. E dato che poi io lo vedrò, fai una cosa bene la spazzatura, ma se poi posso riutilizzare anche per un after spazzatura. Ci tengo a precisare una cosa, che comunque faccio sempre dei trucchi, che comunque esce di qua, che sei sempre messo giù da gara. Vedete ragazze, con solo una cosa della spazzatura, cioè guardate che cosa vi sto tirando fuori. È uno specchio. No. Adesso, se vogliamo fare una cosa un po' porca, andremo a mettere il tuo tipico rossetto rosso. Oh. Allora, per farlo, siccome dobbiamo usare le cose della spazzatura, ho trovato questo avanzo così di melagrana. Melagrana, melograno, melograni. Melagrana, melograno, meligrani. Perché comunque siamo nell'epoca dell'inclusivity. Melogran. Melograno. Ho trovato nella spazzatura questo melograno. Allora, vedete, prendete così il melograno. Non butto via il prodotto che... Bravissima, comunque non si butta niente. Anche il melograno è come un po' il maialu. E 3, che è il numero perfetto. Adesso, sempre con un po' del melograno che vi è avanzato, così lo prendete. Lo usiamo per le guance. Se il melograno non fosse abbastanza, andiamo a fare anche questo lavoro così, che ecco. Bello! Sta bene? È bello, no? A me sembra che peggio di così... scusa, ho avuto un lapsus. Che meglio di così non possiamo fare. Ok, secondo te se vado così al locale spazzature mi guardano meglio di quando andavo struccata? Guarda, se fai così, secondo me questa sera ti dona... Grafignana. Allora ragazzi, io voglio ringraziare tantissimo la Annie e vi do appuntamento alla prossima trucco intervista. Scriveteci nei commenti da 1 a 2 quanto vi è piaciuto questo trucco e chi volete che ci sia nella prossima trucco intervista, che noi non lo chiameremo. Grazie per averci seguito. Se ci sono delle domande che volete fare alla Annie, questo è il suo indirizzo dell'Instagram, seguitela. Grazie. Ciao.